Pace del Signore a tutti. Oggi vorrei toccare con ognuno di voi un argomento importante. Lo reputo un argomento importantissimo perché attraverso questo argomento sono state sollevate tantissime cose, no? Parliamo della predestinazione. C'è tanta gente che crede che la predestinazione, cioè che Dio ha predestinato delle persone alla vita eterna e ne ha predestinate altre, insomma, la morte eterna, l'inferno. Noi però dobbiamo vedere attraverso la parola di Dio qual è effettivamente la volontà, perché poi c'è la volontà di Dio, perché poi c'è chi crede che Dio non ha predestinato a forza delle persone alla vita e altre alla morte, ma che Dio dà ad ognuno di noi la possibilità di scegliere quale via noi vogliamo seguire. Del resto, se noi pensiamo e riflettiamo bene, no? Perché poi io ripeto, non è una cosa che in cui credo e che ripeto, che la parola di Dio non è un versetto, ma la parola di Dio è un insieme. Infatti è proprio scritto in uno dei salmi che è l'insieme, la somma della parola di Dio che porta alla verità. Se noi proviamo a riflettere tutto quello che è successo anche nel popolo di Israele, come Dio ha sempre guidato questo popolo, come Dio ha sempre punito il popolo per la sua disubbidienza e poi lo riportava quando il popolo si ripiegava davanti a lui, ci sono state tante circostanze dove Dio ha proclamato un male su una nazione, ma poi non lo ha adempiuto perché quella nazione si è ravveduta. Noi possiamo attraverso, oggi farò qualche esempio, vediamo attraverso la parola di Dio se effettivamente Dio predestina delle persone alla vita e altre alla morte, o se Dio attraverso la sua preconoscenza, quindi una prescienza, una conoscenza anticipata di tutte le cose, sa già chi sceglierà il bene e chi sceglierà il male, e a secondo di questo si può parlare di un'elezione, ma non di una scelta di Dio, cioè Dio fa nascere un vaso, una persona per condannarla alla morte, ma non avrebbe neanche senso ciò che dice Gesù, perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia la vita eterna. Questo chiunque non sarebbe secondo una giustizia se Dio sarebbe andato a predestinare delle persone alla vita e altre alla morte, quindi avrebbe dovuto dire affinché coloro che sono predestinate da Dio non periscano ma abbiano la vita eterna. Non dice questo la parola di Dio parla sempre di chiunque, chiunque è libero di accedere alla grazia di Dio, chiunque è libero di entrare nella salvezza di Dio, ma non tutti entrano nella salvezza di Dio. Guardiamo il popolo di Israele, camminò per 40 anni nel deserto, per 40 anni si rigettarono Dio, camminarono da increduli per 40 anni, anche dopo aver visto il mare aprirsi davanti a loro, la potenza di Dio manifestarsi davanti a loro, perché gli ebrei hanno visto una potenza inaudita manifestarsi davanti a loro, e anche avendo visto quella potenza manifestarsi davanti a loro, ma non soltanto il mare che si aprono, cioè l'uomo, ognuno di noi dovrebbe provare soltanto ad immaginarsi il mare che si apre e noi che passiamo lì in mezzo, c'è una potenza inaudita. Ma poi hanno visto la manna nel deserto, hanno visto l'acqua scaturire dalle rocce, cioè loro hanno gustato veramente la grande potenza di Dio. Hanno visto il fuoco che li accompagnava durante la notte, la nuvola che li proteggeva durante il giorno, cioè loro hanno visto tanto. Ma non hanno assimilato tutto per fede e hanno camminato come degli increduli. Ecco, l'incredulità è ciò che ci separa dall'amore di Dio, è ciò che ci separa dalla vita eterna. Non la predestinazione, ma l'incredulità dell'uomo è ciò che ci separa dalla vita eterna. Adesso vorrei leggere uno dei passi che forse viene
Forse è quello più usato da parte di coloro che credono nella predestinazione, che lo troviamo in Romani 9, che dice così. In Romani 9, dal versetto 10, dice così. Qua sta parlando della stirpe di Abramo, appunto dal quale vengono Isacco e Giacobbe, e dal versetto 10 dice: ma c'è di più, anche a Rebecca avvenne la medesima cosa, quando ebbe concepito figli da un solo uomo, da Isacco, nostro padre. Poiché prima che i gemelli fossero nati e che avessero fatto del bene o del male, affinché rimanesse fermo il proponimento di Dio secondo l'elezione, che dipende non da opere, ma da colui che chiama, le fu detto: il maggiore servirà il minore. Come è scritto: ho amato Giacobbe e ho odiato Esaù. Ecco, se noi vediamo, no? Qua le persone possono attaccarsi dicendo: ah, vedi, qua dice che ancora prima che fossero nati, ancora prima che avessero agito nel bene o nel male, Dio scelse Giacobbe ai danni di Esau. No, ancor prima che loro avessero fatto del bene o del male, Dio, conoscendo il cuore di Giacobbe e il cuore di Esau, ha scelto Giacobbe. Ha scelto Giacobbe perché? Perché il cuore di Giacobbe era un cuore diverso da quello di Esau. Noi vediamo in tutta la parola di Dio che Dio sceglie non dall'apparenza. Dio non ha bisogno di vedere Esaù e Giacobbe, perché se Dio doveva guardare le azioni di Giacobbe, non lo avrebbe scelto. Perché Giacobbe è chiamato, no? Il suo nome vuol dire soppiantatore, no? Quindi se Dio andava a guardare magari le azioni di Giacobbe con un'apparenza umana e magari guardavi Esaù con un'apparenza umana, magari andavi a scegliere Esaù al posto di Giacobbe, perché le opere in quel momento che tu vedevi erano diverse dalle due, e magari l'occhio ti cadeva più su un Esaù che su un Giacobbe. Ma noi abbiamo un Dio vivente e santo, noi abbiamo un Dio meraviglioso, un Dio santo e glorioso che non guarda all'apparenza. E questa è una cosa meravigliosa. Noi dobbiamo imparare dal nostro Dio, perché noi siamo persone che guardano all'apparenza, ma Dio guarda al cuore. Dio non guarda all'apparenza, perché l'apparenza può farti scegliere una persona che ti può sembrare migliore dell'altra, e poi quella persona lì alla fine si rivela tutto l'opposto, mentre l'altra persona si rivela la scelta migliore. E ce l'abbiamo un po' nella parabola, adesso non mi ricordo dove Gesù parla di questa parabola del padrone che ha i due figli. Parlando al primo, gli dice di andare nel campo. Il primo dice: sì, vado nel campo a lavorare, e poi alla fine non va. Quindi l'apparenza si manifesta di uno che serve il padre e invece nella pratica non lo fa, mentre l'altro figlio dice: no, non ho voglia, non vado, però poi si sente compunto, prende e va e lavora. Quindi all'apparenza le due risposte sembra migliore quella del primo, ma invece chi agisce è il secondo. Ecco, Dio non guarda all'apparenza, ma guarda al cuore. Quindi, se noi realizziamo questo, realizziamo che questo proponimento secondo l'elezione non è stato scelto da Dio, è stato un atto di Dio perché Dio ha predestinato Esaù a non essere secondo la sua volontà e ha destinato Giacobbe a essere secondo la sua volontà, ma semplicemente Dio sa e conosce il cuore. Dio preconosce, ha una conoscenza anticipata di tutto quello che avviene, e secondo questa conoscenza Dio sceglie i suoi. Sceglie i suoi, che poi per determinate cose, perché poi Dio chiama tutti e non tutti accettano, tanti invece accettano ma non rimangono fermi. Però in questo caso Dio ha scelto Giacobbe secondo il suo cuore, come sceglierà tutti i suoi servi secondo il proprio cuore. Ricordiamoci che nessuno, cioè se Dio deve guardare le nostre opere, nessun uomo fa il bene, cerca il bene, dice nella parola di Dio.
Non c'è nessun uomo giusto, neppure uno. La giustizia che inizia ad operare nell'uomo è perché l'uomo accetta Dio nella sua vita. Poi Dio inizia un lavoro di trasformazione che però l'uomo che accetta Dio e vede iniziare quest'opera di trasformazione deve lasciare che Dio lo porti avanti. Noi dobbiamo lasciare che Dio porti avanti ogni giorno quest'opera di trasformazione nella nostra vita. Perché se no non andiamo secondo la volontà di Dio, ma andiamo secondo la volontà dell'uomo. Dio con la chiamata nostra inizia un percorso, però poi noi dobbiamo decidere se voler continuare a fare questo percorso. Non è che a un certo punto Dio mi chiama, poi a un certo punto Dio, essendo che mi ha predestinato alla morte, mi obbliga a smettere di camminare con lui. Cioè, vedete che tutti questi ragionamenti qua sono perversi. E io dico che sono perversi perché? Perché portano un'immagine di Dio sbagliata. No, sono io che scelgo se continuare a camminare con Dio. Per questo Gesù ci portò la parabola del seme caduto su diversi terreni. Noi vediamo che è la persona che sceglie se far sì che la parola di Dio metta radice e produca frutto come attraverso la conoscenza che va ad aumentare la comprensione della volontà di Dio, che va ad aumentare nella vita di ogni uomo e poi si dispone a voler compiere le opere di Dio. Come abbiamo la parabola dei due terreni, no? Il terreno sulla sabbia e il terreno sulla roccia. Ovviamente chi lascia che Dio operi nella sua vita metterà una radice su un terreno di roccia e quindi da lì non sarà mai smosso. Chi invece non lascia Dio operare nella sua vita, metterà delle radici su un terreno di sabbia e basterà poi un niente e si separerà da Dio. Però noi vediamo che tutto questo opera non secondo una scelta divina, non è Dio che ti obbliga a lasciare il cammino, ma sei tu che lo lasci. Cioè, comprendere questa cosa, non è Dio che ti obbliga. Perché se Dio sceglie alcuni per la morte, altri per la vita, è perché a un certo punto Dio obbligherà quelli che magari hanno fede e camminano con Lui a morire. Quindi li obbligherà ad allontanarsi da Lui. Ma non è così. Cioè, quale Vangelo stiamo predicando? Stiamo predicando il Vangelo del chiunque crede in Lui non perisca ma abbia la vita eterna? O stiamo predicando il Vangelo del Dio ti sceglie per andare a morire e Dio ti sceglie per andare alla vita? Perché l'Apostolo Paolo dice che non ci possono essere diversi Vangeli, il Vangelo è uno. Poi sta a noi prendere il Vangelo di Dio e prendere il Vangelo dell'uomo. Io ho scelto di prendere il Vangelo di Dio, che chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna. E quando io vedo un passo come Dio ha amato Giacobbe e odiato Esaù, perché questo si muove secondo un proponimento di elezione, ma l'elezione di cosa? L'elezione secondo una prescienza, una conoscenza anticipata del cuore dei due, e Giacobbe era un uomo secondo un cuore giusto. E noi abbiamo visto la vita di Giacobbe. Abbiamo visto la vita di Giacobbe. Quindi noi dobbiamo imparare e comprendere quello che è la volontà di Dio, quello che è il reale insegnamento di Dio, sceglierlo, rimanere attaccati a quell'insegnamento e non farci sballottare da ogni vento di dottrina, perché poi si prende un versetto e lo si porta avanti, ma non è finito, voglio andare avanti. Paolo dice: che diremo dunque? Vi è forse ingiustizia presso Dio? No, di certo, perché egli dice a Mosè: io avrò misericordia di chi avrò misericordia e avrò compassione di chi avrò compassione. Non dipende no, dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. Beh, certo, perché se Dio sceglie, cioè se Dio dovesse scegliere un uomo su questa terra secondo le sue opere giuste e basta, tutti saremmo condannati all'inferno. Quindi non dipende da noi, dipende da Dio che fa misericordia agli uomini. Quindi ovviamente noi guardiamo anche un Noè. Noè era un uomo giusto, ma non era un uomo perfetto. Quindi se Dio doveva trovare qualcosa per condannarlo, probabilmente lo avrebbe trovato.
ma la grazia di Dio che ha operato non soltanto nel Nuovo Testamento, ma ha operato anche nell'Antico, perché nell'Antico Testamento la grazia è sempre stata vivente. Cioè la grazia di Dio non è mai mancata perché gli ebrei tornarono indietro, non perché iniziarono a compiere delle opere di giustizia come nazione, ma perché Dio usa misericordia verso quella nazione e verso i padri ai quali ha dato una promessa, ha fatto una promessa, quella promessa che resterà tale perché le promesse di Dio sono sì ed amen. Quindi noi cerchiamo di comprendere qual è realmente la volontà di Dio. Non è Dio che va a predestinare delle persone alla morte o alla vita, ma è Dio che si muove secondo una conoscenza anticipata della vita delle persone e secondo quella conoscenza Dio sceglie. Qua dice, non dipende dunque né da chi è. Ok, poi dice al versetto 17, la scrittura infatti dice al faraone, qua parla del faraone, noi sappiamo che il faraone ai tempi di Mosè. Io ti ho suscitato, per questo ti ho suscitato, per mostrare in te la mia potenza e perché il mio nome sia proclamato per tutta la terra. Così dunque egli fa misericordia a chi vuole e indurisce chi vuole. Tu allora mi dirai perché rimproverai ancora? Poiché chi può resistere alla sua volontà? Piuttosto, uomo, chi sei tu che replichi a Dio? La cosa plasmata dirà forse a colui che la plasmò perché mi hai fatto così? Il vasaio non ha forse potere sull'argilla per trarre dalla stessa pasta un vaso per uso nobile e un altro per uso ignobile? Che c'è da contestare se Dio, volendo manifestare la sua ira e far conoscere la sua potenza, ha sopportato con grande pazienza dei vasi di ira preparati per la perdizione? E ciò per far conoscere la ricchezza della sua gloria verso dei vasi di misericordia che egli aveva prima preparato per la sua gloria, cioè verso di noi, che egli ci ha chiamati non soltanto fra i giudei, ma anche fra gli stranieri. Quindi noi vediamo il faraone, dice, per questo io ti ho suscitato. Ok, quindi allora ci si attacca, dice, vedi, Dio aveva preparato, creato appositamente il faraone per poi manifestare la sua gloria attraverso il popolo di Israele. No. Dio non ha creato appositamente il faraone d'Egitto per manifestare poi la sua gloria attraverso il popolo di Israele, ma ha indurito il cuore di un uomo malvagio. Adesso andiamo a vedere chi è il faraone. Ha indurito appositamente il cuore di un uomo malvagio affinché per mezzo di quello arrivasse la manifestazione della sua gloria. Cioè Dio prende un vaso dal cuore duro e lo indurisce ancora di più per manifestare la sua gloria. E quindi prende un vaso malvagio, una persona malvagia, una persona cattiva, che non sceglierà mai di camminare con Dio e userà quel vaso per manifestare la sua gloria verso quei vasi che invece dentro di loro sceglieranno poi di camminare e di seguire Dio. Quindi allora, se noi andiamo in Esodo, in Esodo 1, dal versetto 8, dice così. Ora vediamo chi è il faraone, vediamo perché Dio suscitò quest'uomo. Lo prese quest'uomo e lo indurì, lo indurì, lo indurì sempre di più per manifestare la sua gloria. Al versetto 8 dice così: sorse sopra l'Egitto un nuovo re che non aveva conosciuto Giuseppe, e gli disse al suo popolo: ecco, il popolo dei figli di Israele è più numeroso e più potente di noi. Usiamo prudenza con essa affinché non si moltiplichi e in caso di guerra non si unisca ai nostri nemici per combattere contro di noi e poi andarsene dal paese. Stabilirono dunque sopra Israele dei sorveglianti ai lavori per opprimerlo con le loro angherie. Quindi vediamo già la cattiveria di quest'uomo che pone sui figli di Israele degli uomini per opprimere con delle angherie in maniera cattiva questo popolo affinché questo popolo non crescesse. Israele costrinse
costruì al faraone le città che servivano da magazzini, Pitom, Ramses, ma quanto più lo opprimevano, tanto più il popolo si moltiplicava e si estendeva. E qua vediamo la gloria di Dio. E gli egiziani nutrirono avversione per i figli di Israele, così essi obbligarono i figli di Israele a lavorare duramente. Amareggiarono la loro vita con una rigida schiavitù, adoperandoli nei lavori d'argilla e di mattoni e in ogni sorta di lavori nei campi. Imponevano loro tutti quei lavori con asprezza. Il re d'Egitto parlò anche alle levatrici ebree, delle quali una si chiamava Sifra e l'altra Pua, e disse: Quando assisterete le donne ebree al tempo del parto, quando sono sulla sedia, se è un maschio fatelo morire, se è una femmina lasciatela vivere. Ma le levatrici temettero Dio, non fecero quello che il re d'Egitto aveva ordinato loro e lasciarono vivere anche i maschi. Noi vediamo che questa azione portò benedizione nella vita di queste due levatrici. Quindi noi vediamo che quest'uomo, il volto di quest'uomo si manifesta, è un uomo cattivo, malvagio, un uomo che arriva a uccidere dei bambini innocenti, arriva a uccidere dei bambini per portare avanti i propri piani. Un uomo che arriva a uccidere dei bambini per portare avanti i propri piani è un uomo malvagio, crudele. Scusate, quindi, cioè, vogliamo comprendere che Dio prese un vaso malvagio, un vaso crudele e lo usò per manifestare misericordia verso la nazione di Israele, verso i figli di Abramo, ai quali appartenevano le promesse, i patti. E dai quali poi sorge Mosè, e noi poi conosciamo il cammino del popolo di Israele, comunque nella sua ribellione, però c'era sempre qualcuno che cercava il volto di Dio e Dio gli andava incontro. Quindi noi dobbiamo conoscere e comprendere che Dio prende uomini malvagi, vasi, che sono vasi malvagi, che decidono di essere vasi malvagi. Decidono di dare sfogo alla concupiscenza, ai desideri della carne, alla malvagità della propria carne per fare tutto ciò che è contrario alla giustizia di Dio. Ecco, Dio prende questi vasi e li usa per manifestare la sua gloria. Quindi vasi che vanno diretti alla perdizione attraverso le loro opere e li usa per manifestare la sua gloria verso vasi nobili che scelgono Dio e scelgono di camminare con Dio, di appartenere all'Iddio onnipotente. Allora il re d'Egitto chiamò le levatrici e disse loro: Perché avete fatto questo? Avete lasciato vivere i maschi? Le levatrici risposero al faraone: Le donne ebree non sono come le egiziane, esse sono vigorose e prima che le levatrici arrivino a loro hanno partorito. Dio fece del bene a quelle levatrici. Il popolo si moltiplicò e divenne molto potente, poiché quelle levatrici avevano temuto Dio e gli fece prosperare le loro case. Ecco, Dio che fa misericordia a chi vuole e indurisce chi vuole, fa misericordia a chi vuole, ma Dio fa misericordia a colui che teme Dio. Noi vediamo che dice che queste levatrici temettero Dio, cioè c'è sempre il fulcro, un cuore per cui Dio si muove in favore di una persona e non in favore di un'altra. Si è mosso in favore di queste levatrici perché temettero Dio. Temettero Dio. E quindi Dio si mosse in loro favore. Non è che Dio scelse altre persone perché le vide più belle e migliori. No, le ha scelte, cioè ha usato misericordia verso di loro perché temettero Dio. E quello è il principio di ogni sapienza. Temere Dio è alla base di tutto, perché se tu temi Dio, allora seguirai e farai la volontà di Dio. Mentre il faraone che non temeva Dio arrivò a fare questo. Allora il faraone diede quest'ordine al suo popolo: ogni maschio che nasce, gettatelo nel fiume, ma lasciate vivere tutte le femmine. Quindi Dio prese quest'uomo, un uomo malvagio, e lo usò per manifestare la sua gloria. Conosciamo le 10 piaghe di Egitto, dove Dio manifestò la sua gloria verso un uomo, contro un uomo che era malvagio, verso una nazione che lui doveva prendere e portare fuori. Quindi noi, cioè, comprendiamo, non è che Dio ha creato un vaso per portarlo alla perdizione, ma dice Dio:
è paziente verso quei vasi malvagi, in attesa di poter poi manifestare la sua gloria verso vasi che Dio preparerà per la sua gloria, per la sua giustizia. Quindi diciamo che anche se noi vediamo appunto in Romani 9, noi dobbiamo comprendere che Dio si muove secondo un cuore. Quando Dio si muove, non perché vede delle opere, perché ripeto, se Dio si dovesse muovere a seconda delle opere che vede, sarebbe ingannato anche lui. Ma Dio non può essere ingannato, perché Dio non si muove secondo il cuore dell'uomo, non si muove secondo l'occhio umano, che magari sceglie un uomo perché lo vede più forte, ma poi alla fine è malvagio, è cattivo e pensa a se stesso. Adesso vorrei fare un altro esempio. Vorrei fare un altro esempio in Primo Samuele. In Primo Samuele Dio ci mostra e dice, lui stesso dice come sceglie i suoi servi. In Primo Samuele 16. Allora, leggo dal versetto 1, qua quando Dio rigettò Saul perché appunto non era un uomo che si sottometteva alla volontà di Dio, a tal punto che appunto nel capitolo 15 dal versetto 22 Samuele dice a Saul: "Il Signore gradisce forse gli olocausti e i sacrifici quanto l'ubbidire alla sua voce? No, l'ubbidire è meglio del sacrificio. Dare ascolto vale più che il grasso dei montoni. Infatti la ribellione è come il peccato della divinazione e l'ostinatezza è come l'adorazione degli idoli e dei domestici." Quindi Dio vuole l'ubbidienza. L'ubbidienza che apre alla gloria di Dio. L'ubbidienza che ubbidire è uguale alla fede, perché io ubbidisco quando ho fede in qualcuno. Quindi l'ubbidienza vale più di qualsiasi altra cosa, perché tu puoi essere una persona che fa tante cose ma non ubbidisce alla voce di Dio. Invece puoi essere una persona che compie poche cose ma secondo la volontà di Dio. Ecco, Dio ama, vuole persone che ubbidiscono alla sua voce e fanno la sua volontà. Quindi dal versetto 16, dal capitolo 16, versetto 1 dice: il Signore parla a Samuele, dice: "Il Signore disse a Samuele: fino a quando farai cordoglio per Saul? Uomo, 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 perché continui a fare cordoglio verso una persona che Dio ha rigettato perché non è una persona che ama e teme Dio? Smettila di fare cordoglio verso un uomo che non adempierà mai la mia volontà, che non farà mai ciò per cui io l'ho chiamato." Siamo così, eh? Ogni tanto mi svio anch'io facendo qualche piccola parentesi. Siamo così? Non dobbiamo essere così, noi non dobbiamo vivere secondo il senso dell'uomo, cioè non dobbiamo agire secondo un senso umano, ma dobbiamo vivere secondo il senso di Dio. Cerchiamo di muoverci secondo la volontà di Dio, cerchiamo di comprendere attraverso lo Spirito Santo, non attraverso la nostra carne che abbiamo davanti. "Mentre io l'ho rigettato perché non regni più sopra Israele, riempi di olio il tuo corno e va. Ti manderò da Isai di Betlemme, perché mi sono provveduto un re tra i suoi figli." Samuele rispose: "Come posso andare? Saul lo verrà a sapere e mi ucciderà." Il Signore disse: "Prenderai con te una giovenca e dirai: sono venuto a offrire un sacrificio al Signore. Inviterai Isai al sacrificio. Io ti farò sapere quello che dovrai fare e tu ungerai per me colui che ti dirò." Allora Samuele dunque fece quello che il Signore gli aveva detto e andò a Betlemme. Gli anziani della città andarono incontro turbati e gli chiesero: "Vieni in pace?" Ed egli rispose: "Pace, vengo a offrire un sacrificio al Signore. Purificatevi e venite con me al sacrificio." Fece anche purificare Isaia e i suoi figli e li invitò al sacrificio. Mentre entravano, egli pensò
vedendo Eliab, certo l'unto del Signore è qui davanti a lui. Vedete, ecco l'occhio dell'uomo. Ecco, Dio ci insegna lui in che modo sceglie i suoi servi. Lui vide subito Eliab, lo vide grosso e subito pensò, ecco, è lui, l'uomo che Dio ha scelto. Ma il Signore disse a Samuele, non badare al suo aspetto né alla sua statura, perché io l'ho scartato. Infatti il Signore non bada a ciò che colpisce lo sguardo dell'uomo. L'uomo guarda all'apparenza, ma il Signore guarda al cuore. Amen. Io guarda, quando leggo queste parole, esulto, perché noi abbiamo un Dio che non è un Dio che mira a un'apparenza. Perché tante persone, purtroppo anche la Chiesa, anche noi guardiamo all'apparenza, magari di quella persona che fa determinate cose e magari diciamo, oh wow, questo sì che è un figlio di Dio, questo sì che teme veramente l'Eterno, ma poi magari sotto sotto disubbidisce, non ama l'Eterno e fa tutto ciò che è contrario alla giustizia di Dio. Come gli ebrei, gli scribi, i farisei che volevano apparire belli all'esterno, ma dentro erano dei sepolcri imbiancati. Dio non guarda all'apparenza, ma Dio guarda al cuore. E nel momento in cui sceglie Giacobbe al posto di Esaù, è perché Dio, preconoscendo le due persone, scelse Giacobbe, conoscendo che il cuore di Giacobbe, una volta incontrato l'Eterno Dio Onnipotente, non si sarebbe più deviato da lui. E noi guardiamo che anche Davide non è un uomo che ha fatto tutta la sua vita in maniera perfetta, perché se Dio doveva scegliere Davide secondo le sue opere, alla fine sarebbe stato condannato. Ma Dio ha guardato il cuore di Davide, che anche se ha fatto i suoi errori, si è pentito davanti a Dio, ha sbagliato in determinate situazioni, sbagli anche serie, importanti, gravi. Però si è pentito. Quindi Dio guarda al cuore. Quindi la prescienza di Dio non è secondo una predestinazione che Dio ha fatto, creato un vaso per la morte o un vaso per la vita. No. Dio crea vasi, poi noi, attraverso il nostro agire, scegliamo se seguire l'Eterno Dio Onnipotente o se seguire il mondo e le cose che sono nel mondo, quindi la malvagità. È per questo che la parola di Dio ci dice: non amate il mondo, le cose che sono nel mondo, la concupiscenza degli occhi, della carne, la superbia della vita, ma amate Dio, cercate Dio e le cose di Dio. Non amate, perché voi avete la facoltà di amare le cose del mondo o amare Dio. Questa è una facoltà che dipende dalla nostra libertà di scelta. Noi abbiamo la facoltà di scegliere la vita o di scegliere la morte. Cosa scegli? Scegli la vita in Cristo Gesù o scegli la morte nelle cose del mondo? Hai questa facoltà. Non farti rubare la facoltà che tu hai di scegliere e scegli bene. Non farti dire tu sei predestinato alla morte perché oggi stai compiendo opere sbagliate. O tu sei predestinato alla vita perché tu anche se sbagli, non sarai mai condannato alla morte. Noi abbiamo la facoltà di scegliere. Dio guarda il nostro cuore, ci chiama, vuole che noi lo lasciamo lavorare nella nostra vita, perché sono io a scegliere se lasciarlo lavorare dentro la mia vita o no. Davide ha lasciato che Dio lavorasse nella sua vita per poterlo migliorare. E ognuno di noi deve fare la stessa cosa. Paolo lasciò che Dio, dopo averlo chiamato, lavorasse nella sua vita per poterlo trasformare e renderlo l'uomo che è diventato. Ma così tutti i discepoli, ma così tutti coloro che cercano Dio, devono permettere a Dio di lavorare nella propria vita. Quindi non è che Dio a forza ci lavora. Dio non ci lavora a forza, Dio ci lavora se noi lo lasciamo lavorare. L'Apostolo Pietro dice: deponete dunque il peccato.
Deponetelo il peccato, perché voi avete la facoltà di prendere e tenere il peccato stretto a voi o di deporlo. Non è Dio che ti spinge con forza a lasciarlo perché tu sei stato scelto per la vita, o ti spinge con forza a tenere il peccato perché sei stato scelto per la morte. Ma vediamo quali ragionamenti facciamo. Cioè, se noi scegliamo, cioè, decidiamo di credere in una dottrina del genere, non ha basi bibliche, non ha nulla di biblico, ma è incoerente, perché vuole dire che Dio mi forza contro la mia volontà a scegliere di peccare perché devo essere condannato alla morte, e invece ad altri li forza contro la loro volontà a scegliere la vita perché Dio li ha predestinati alla vita. Cioè, c'è incoerenza in questo ragionamento, ma l'incoerenza sorge quando una dottrina non ha basi bibliche. Ecco che sorge l'incoerenza, perché la parola di Dio non è incoerente. La parola di Dio non è incoerente. Un versetto diventa incoerente quando lo si prende da solo e non alla luce di tutta la parola di Dio. Ecco che il versetto può sembrare incoerente, ma se è preso nel contesto di tutta la parola di Dio non è incoerente, perché parla delle stesse cose e ci insegna le stesse cose, magari in svariati modi, ma sempre ci insegna le stesse cose. E la volontà di Dio è una, che l'uomo lasci la malvagità e scelga la giustizia. Per questo Dio mandava i profeti in mezzo al popolo di Israele. Perché Dio mandava i profeti? Mandava i profeti perché non aveva niente da fare? No, mandava i profeti perché voleva richiamare quella nazione ribelle al ravvedimento. Continuava a mandare i profeti per dire: se tu ti ravvedi, io non ti metterò alla spada, ma ravvediti, cercami, cerca il mio volto. Perché Dio continua a bussare alla porta? Perché Dio bussò alla porta di Caino dicendogli: il peccato sta bussando alla tua porta, ma tu puoi dominarlo, dominalo perché puoi farlo. E non perché Caino era destinato alla morte, ma perché poteva dominarlo, perché ogni uomo, se sceglie Dio, ha la facoltà di dominare il peccato, perché il peccato per coloro che hanno scelto Dio non regnerà più, non sarà più il capo di quella vita. Ma quella persona sarà libera dal peccato, libera dal dominio del peccato e potrà scegliere la vita anziché la morte. Quindi non portiamo cose che non hanno né capo né coda. Dio ha sempre mandato i profeti in mezzo al popolo di Israele affinché si ravvedessero dalle loro opere malvagie. Li invitava al ravvedimento: ravvedetevi, convertitevi. Smettete di adorare gli idoli, smettete di seguire i Baal, smettete di seguire le cose che non sono, ma seguite colui che è l'Eterno, il Dio onnipotente, che vi dà la vita. Smettete di conformarvi a questo mondo, di compiere le opere del male, ma scegliete il bene. Cioè, la parola di Dio ci mostra questo, perché si predica il contrario. Perché si predica il contrario. Basta andare incontro, in contrasto alla parola di Dio. Non ci facciamo un Dio a nostra un Dio che vogliamo noi, a nostra immagine. Siamo noi che siamo trasformati a immagine di Dio. Non dobbiamo essere noi a trasformare Dio a immagine nostra. Perché se Dio fosse a immagine nostra, cioè, che Dio avremmo davanti? Ma ci rendiamo conto di cosa stiamo facendo? Noi stiamo prendendo Dio e lo vogliamo trasformare secondo il nostro piacere. Quando invece il nostro piacere dovrebbe essere quello di essere trasformati a immagine di Dio. In Giovanni 14, in Giovanni 14, dal versetto 21 al 23, ci dice così: qua è Gesù che parla. Dice: chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama, e chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e io lo amerò e mi manifesterò a lui. Giuda,
non Iscariota, gli domandò: Signore, come mai ti manifesterai a noi e non al mondo? E Gesù rispose: Se uno mi ama, osserva la mia parola, il Padre mio lo amerà e noi verremmo da lui e dimoreremo presso di lui. Quindi perché, Signore, ti manifesterai a noi e non al mondo? Perché voi avete la mia parola, perché voi la conservate e mi amate, e quindi il fatto che voi amate me e la mia parola porta me a stare con voi e porta voi ad avere la mia presenza. Quindi chi mi ama osserva i miei comandamenti. Chi realmente mi ama non mi ama a parole, ma con i fatti, quindi cercando di ubbidire alla volontà di Dio e noi opereremo presso di Lui. Quindi vedete che non è che colui che io ho scelto, che io ho stabilito, quello mi amerà e quello vedrà la mia gloria. No, chi mi ama, chi decide di ubbidire. Quando l'apostolo Paolo parlò, adesso non mi ricordo se era una lettera a Timoteo o a quale, adesso non mi ricordo, però è scritto che dice: voi avete ubbidito di cuore a quell'insegnamento che vi è stato trasmesso. Quindi voi avete deciso di vostra spontanea volontà di ubbidire di cuore a quell'insegnamento che vi è stato trasmesso da noi. E il fatto che voi avete ubbidito di vostra spontanea volontà vi porta a incamminarvi verso la vita, e se voi continuate a ubbidire di vostra spontanea volontà, allora entrerete nella vita. Per questo Dio ci chiama ad essere perseveranti fino alla fine. Cioè, che senso ha che Dio mi chiede di essere perseverante nella fede se tanto Lui mi ha già predestinato alla vita? Io non ho neanche bisogno di essere perseverante. Mi farà essere lui perseverante a forza. Se io voglio mollare, lui mi obbligherà a rimanere. Ma non è così l'Iddio che abbiamo conosciuto. Cioè, non è questo l'Iddio che abbiamo conosciuto. Cioè, l'Iddio che abbiamo conosciuto non è quell'Iddio che ti prende a forza e ti fa fare quello che vuole lui. L'Iddio che abbiamo conosciuto è quell'Iddio che si manifesta nella tua vita. Tu scegli di camminare con Dio e Dio ti porterà avanti secondo la sua volontà, ma perché tu vuoi essere portato avanti da Dio. Tanti rinnegano la fede, tanti rinnegano la fede, e non perché sono predestinati a rinnegare la fede, ma perché nel loro cuore non hanno edificato sopra la roccia, e quindi poi e non hanno odiato il mondo, inteso come le opere del mondo, ma lo hanno amato. Hanno continuato a amare ciò che è nel mondo. L'immondizia che opera nel mondo hanno continuato ad amare, quindi si sono fatti ammaliare da quello e hanno lasciato la giustizia di Dio. Adesso voglio concludere con due passi, uno in secondo Timoteo, in secondo Timoteo. Allora, in secondo Timoteo, capitolo 2. Capitolo 2, al versetto 14. Al 21. Che dice così: ricorda loro queste cose, scongiurandoli davanti a Dio, che non facciano dispute di parole, esse non servono a niente e conducono alla rovina chi le ascolta. Sforzati, sforzati, studiati di essere approvato, sforzati di presentare te stesso davanti a Dio come un uomo approvato, un operaio che non abbia da vergognarsi, che tagli rettamente la parola della verità. Allora l'apostolo Paolo dice a Timoteo: sforzati, cioè studiati di presentare te stesso approvato davanti a Dio. Ma che senso ha che io devo studiarmi di presentare, cioè devo sforzarmi di presentare me stesso come operaio approvato davanti a Dio, se tanto Dio mi ha predestinato a fare ciò che vuole Lui? Cioè, capite?
che se io mi devo sforzare a compiacere Dio nel mio cammino, è perché io scelgo nella mia vita cosa voglio fare, ho l'autorità di scegliere cosa voglio fare e devo scegliere di servire Dio e di sforzarmi di farlo secondo la sua volontà. Che tagli rettamente la parola della verità, tagliare rettamente la parola della verità. E per tagliare rettamente la parola della verità abbiamo bisogno della guida dello Spirito di Dio. Che dice nel Salmo 119, versetto 130, se non sbaglio, la rivelazione delle tue parole illumina e rende l'uomo intelligente. Ma evita le chiacchiere profane, perché quelli che le fanno avanzano sempre di più nell'impietà, e la loro parola andrà rodendo come fa la cancrena. Tra questi sono Imeneo e Fileto, uomini che hanno deviato dalla verità, dicendo che la resurrezione è già avvenuta e sovvertono la fede di qualcuno. Quindi uomini che hanno deviato dalla verità perché Dio li ha forzati a lasciare la verità, o uomini che hanno deviato dalla verità perché hanno scelto di deviarsi dagli insegnamenti apostolici e se ne sono andati per i fatti loro. Io opto per la seconda perché la seconda fa parte dell'insegnamento della parola di Dio, mentre la prima fa parte dell'insegnamento della parola dell'uomo. E noi dobbiamo sempre scegliere la parola di Dio. Tuttavia, il solido fondamento di Dio rimane fermo. Gloria a Dio, ringraziamo Dio che il solito fondamento di Dio rimane. Portando questo sigillo, il Signore conosce quelli che sono i suoi. Dio li conosce i suoi, perché Dio ha una conoscenza di tutto ciò che succede e Dio conosce coloro che realmente lo amano e rimangono fermi perché Dio guarda il cuore e non all'apparenza. Si ritragga dall'iniquità chiunque pronuncia il nome del Signore. Si ritragga dall'iniquità perché l'Apostolo Paolo ancora invita a chiunque teme il Signore e invoca il suo nome a ritrarsi dall'iniquità se non ha la facoltà di poterlo fare. Si ritraga, si allontani dall'iniquità chiunque invoca il suo nome, ma se non hai la facoltà di poterlo fare perché Dio ti forza ad essere una persona iniqua, come fai tu a decidere di ritrarti dall'iniquità? Se tu ti ritrai dall'iniquità è perché puoi scegliere. E noi questo lo vediamo nell'insegnamento biblico. In una grande casa non ci sono soltanto vasi d'oro, di argento, ma anche vasi di legno e di terra. Gli uni sono destinati a un uso nobile e gli altri a un uso ignobile. Quindi, in una grande casa, sia genericamente nel mondo, ma nella Chiesa, non ci sono soltanto vasi nobili e ignobili, cioè vasi d'oro, di argento, preziosi o vasi inutili che non hanno valore. Ci sono sia vasi di valore, sia vasi che non hanno valore. Alcuni, i primi sono destinati a un uso nobile, quelli lì appunto di valore, gli altri sono destinati a un uso ignobile. Destinati perché? Perché chiunque commette il peccato va alla morte, capiamoci, non destinati perché Dio l'ha predestinati alla morte, ma destinati, cioè chi vive nel peccato è destinato alla morte. Se tu scegli di continuare a vivere nel peccato, sarai destinato a morire. Mentre se tu scegli di vivere secondo Dio, sarai destinato alla vita, andrai avanti fino alla vita. Se dunque uno si conserva puro da quelle cose, sarà un vaso nobile, santificato, utile al servizio del padrone, preparato per ogni opera buona. Se dunque uno si conserva. Quindi se tu decidi di conservarti puro dalle opere del mondo, puro dalla malvagità di questo mondo, dall'iniquità, dalla concupiscenza della carne, degli occhi, dalla superbia della vita, se tu ti conservi puro da queste cose, sarai per Dio un vaso nobile per la sua gloria, santificato e preparato per ogni opera buona.
Ravvediamoci da tutti quei pensieri che ti dicono c'è la predestinazione, siamo predestinati alla vita e altri sono predestinati alla morte. No, l'insegnamento della parola di Dio non ci dice che siamo predestinati alla vita e predestinati alla morte, ma che per mezzo di una conoscenza anticipata e del fatto che Dio guarda e conosce il cuore, sa chi va avanti e sa chi invece se ne va indietro. Per questo Paolo dice: noi non siamo di quelli che se ne tornano indietro a propria perdizione. Perché? Perché non vogliamo tornare indietro, non vogliamo scegliere il mondo. Ecco perché dice: se ti conservi puro, se ti sforzi davanti a Dio di essergli gradito, allora sei un vaso ad uso nobile. Sforzati! Perché dipende da te, deponi il peccato che fino a prima della conversione tenevi stretto a te e segui Dio. Perché non sei destinato alla morte o destinato alla vita, ma soltanto se per mezzo di Gesù Cristo farai morire le opere della carne e cercherai il volto di Dio, ti lascerai guidare dallo Spirito di Dio, Dio ti condurrà, se sarai perseverante fino alla fine nella fede, nel suo regno eterno, alla vita eterna. Quindi sforziamoci di essergli graditi, cerchiamo il volto di Dio. E facciamo sì che Dio possa servirsi della nostra vita. Noi dobbiamo far sì che Dio possa servirsi della nostra vita, mantenendoci puri dal mondo e quindi dicendo: Signore, io scelgo te, scelgo la tua volontà. Ora tu serviti della mia vita per compiere le tue opere. Quindi noi dobbiamo essere vasi ad uso nobile. Secondo una scelta personale, chiudo con l'ultimo versetto. Che è in secondo Pietro, cioè scusate, in primo Pietro, dal versetto 1 che dice: Pietro, apostolo di Gesù Cristo, agli eletti che vivono come forestieri dispersi nel Ponto, nella Galazia, nella Cappadocia e nell'Asia, e nella Bitinia, eletti, eletti, eletti secondo la prescienza di Dio Padre, quindi secondo una conoscenza anticipata di Dio Padre mediante una santificazione attraverso lo Spirito di Dio e ad ubbidire e a essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo. Gloria, gloria a Dio. Quindi, eletti secondo la preconoscenza di Dio Padre, a essere santificati mediante lo Spirito di Dio, a ubbidire, a essere imbiancati, lavati per mezzo del sangue di Gesù Cristo. E la pace sia con tutti coloro che aprono il cuore all'amore della verità. Perché Dio ci chiama ad aprire il cuore all'amore della verità, rigettare tutto ciò che nella parola di Dio non trova fondamento, perché un versetto è un pretesto. La parola di Dio non è un versetto, la parola di Dio è una somma totale e quella somma totale si trova in tutta la scrittura, non in un versetto o in un capitolo. Quindi se io prendo un capitolo, tralasciando il fatto che io dal contesto possa andare a capire, ma anche per contesto si intende tutta la parola di Dio. Quindi quando prendo il capitolo di Esaù e di Giacobbe, io attraverso la parola di Dio posso comprendere perché Dio ha fatto quella scelta. Se io prendo il faraone e vado a vedere chi è il faraone, io posso comprendere perché Dio lo ha usato in quella maniera, perché era un vaso ignobile. E quindi cerchiamo le cose di lassù, dove Gesù Cristo è salito alla gloria di Dio e vuole che ognuno di noi cammini nella verità e non nell'errore. Pace e benedizione a tutti. Io come sempre lascio il mio numero 329-040-4573. Se avete bisogno per qualsiasi cosa, io ci sono. Pace a tutti.